Avenger accusa Francesco Monte, hai portato la droga all'Isola dei Famosi, devono squalificarti. In foto, credits, frezza la fata, IPA. La seconda puntata dell'Isola dei Famosi 2018, trasmessa lunedì 29 gennaio, è iniziata in modo del tutto imprevisto. Avenger ha accusato Francesco Monte di aver fumato marijuana. A suo dire, il naufrago dovrebbe essere squalificato perché il contratto da loro firmato imponeva di non introdurre droghe di alcun tipo. Avenger accusa Monte e lui minaccia azioni legali. Avenger ha preso la parola e, alquanto stizzita, ha dichiarato, Francesco ha portato la droga in trasmissione. Hai fumato marijuana, dovresti essere squalificato. Monte è apparso subito infastidito e ha replicato, pesa bene le parole perché poi ce la vediamo in tribunale, pesa le parole. Invitata da Alessia Marcuzzi a spiegarsi meglio, la showgirl ha aggiunto, quando eravamo in quella casa ci hanno detto che le regole del contratto dovevano essere rispettate sia in casa che sull'isola. Nel contratto firmato c'era scritto che chi introduce droga nel programma deve essere squalificato. Francesco Monte si difende. Francesco Monte ha accusato Avenger di mentire, questo non c'entra niente, è come se io venissi a contestare le tue scelte private. Stai dicendo un sacco di bugie. È un colpo basso. La showgirl, però, ha ribadito quanto affermato poco prima, non sono bugie, tu fumavi. Vuoi fare il bravo ragazzo e l'hai anche offerta a me e io ti ho detto no, perché io non mi drogo. La posizione di Alessia Marcuzzi. Alessia Marcuzzi ha chiarito che quanto accaduto in casa non ha nulla a che vedere con il gioco. Perché non l'hai detto prima? Noi non ne sapevamo nulla, voi eravate in una casa, chi ha fumato e chi non ha fumato. Per me l'isola è iniziata lunedì scorso. Perché non l'hai detto in diretta prima che Francesco ti nominasse? Anche se me lo avessi detto non avrei potuto fare nulla, il gioco parte da quando siete approdati sull'isola. Per quanto a me non piaccia che si faccia uso di droghe, mi sembra ingiusto dire ciò che è accaduto lì. Ecco la replica di Avenger, lo sto dicendo da tutta la settimana. Lo abbiamo detto e dava fastidio anche a Nadia perché tutta la notte, parlavano e facevano questa cosa. Anche a me è sembrato ingiusto sentire quell'odore tutto il giorno. Non fare come se fosse una bugia, è vero che tu fumavi le canne. Poco più tardi ha aggiunto tra le lacrime, io ho esperienza, sono una mamma. Spero che Francesco abbia imparato qualcosa e che si disintossichi. Mercedes Enger avrebbe ricevuto minacce di morte. Mercedes Enger, infine, ha preso la parola per difendere la madre, mi sono arrivate minacce di morte per questa cosa. Che astio nei confronti di mia madre.
Francesco dice di non conoscerla, ma si conoscono da 4 anni. Si è confidato con lei e poi ha detto che non hanno legato. Che è un regolamento.